Carissimi tutti, eccoci ritrovati per una nuova ricetta. Questa volta iperproteica sicuramente perché conterrà un sacco di mandorle. Allora, sto per macinare e ottenere così la farina di mandorle. Ho intenzione infatti di preparare la pasta di mandorle, che normalmente nella ricetta prevede le mandorle sgusciate, quindi andrebbero lasciate in ammollo e quindi dopo una notte spellate. Però io preferisco un apporto anche di fibra in più a dispetto della perdita magari estetica che ci potrebbe essere. Quindi vado a frullare tutto quanto insieme e vedremo insieme cosa ne esce. Ecco il risultato finale in seguito alla macinazione con il mixer. La farina di mandorle è stata setacciata e abbiamo ottenuto circa 750 grammi del chilo iniziale ben sfarinati. Qui davanti a noi abbiamo pesato 500 grammi e li andremo ora a unire agli altri ingredienti. 500 g di zucchero semolato, 120 g di acqua, 70 g di miele, io ho scelto il miele di acacia, 2 bustine di vanillina, una fialetta di aroma di limone per la massa totale che stiamo lavorando, che è 1 kg. E allora, eccoci qua, giunti alla preparazione della fase liquida che andremo poi ad aggiungere alla farina di mandorle. Questa preparazione, come avete già potuto osservare, conteneva acqua, estratto di limone, miele, zucchero. Abbiamo innanzitutto utilizzato il microonde per portare il più possibile in soluzione le diverse componenti e ora siamo con un dispersore di fiamma pronti a procedere. Questo è un vetro Pyrex, quindi non teme gli sbalzi termici, a procedere alla completa dissoluzione dello zucchero all'interno della fase acquosa. Sapete, lo zucchero si scioglie tantissimo, no? Questo comunque non è caramello, noi dobbiamo soltanto portare a 121 gradi come se fosse un caramello, ma appena iniziano ad arrivare le bollicine, che poi sarebbe il segnale che la temperatura è stata raggiunta, spegniamo. Qui in alto vedete ci sono dei cristalli, cristalli che volendo possiamo anche raccogliere utilizzando una spatola in silicone e qualche goccia d'acqua. Oppure possiamo semplicemente ignorare perché comunque una piccola parte di massa che viene persa, non significativa, e quando andremo a travasare faremo attenzione a lasciarla in questa pool. Lo zucchero è quasi completamente dissolto, noi agitiamo per agevolare la dissoluzione. Questo passaggio non poteva essere fatto nel microonde, perché il microonde non permette di superare facilmente i 100 gradi, mentre con la fiamma, seppur lentamente, con l'utilizzo del dispersore di fiamma, dovremo riuscire presto in questa impresa. Questo è l'aspetto che deve avere il composto, deve bollire senza schiuma e quindi una garanzia che ha raggiunto la temperatura ottimale di 121 gradi Celsius. Bisogna fare molto attenzione, quindi procediamo con una presina per prendere la boule di vetro, che sicuramente sarà rovente, e andare ad applicare la parte liquida che abbiamo preparato, come vi ho fatto vedere, alla farina che sto inquadrando in questo momento. Ecco qua. Poggio qui il cucchiaio, prendo un'altra presina e verso. A questo punto mi assicuro con il cucchiaio di aver raccolto un po' tutto, ecco qua, e con il cucchiaio, assolutamente non con le mani, con il cucchiaio perché l'impasto è caldo, vado a lavorarlo per assicurarmi l'amalgama. Finché è al caldo, questo processo dovrebbe essere agevolato. In questo momento la farina di mandorle sta rilasciando i suoi oli, poi l'impasto che io ho scaldato finirà per raffreddarsi e quindi a rapprendersi tipo caramello, e in quella fase io mi renderò conto se è opportuno aggiungere dell'acqua oppure no, perché la formazione di un panetto, tipo panetto morbido di pasta di mandorle, è simile alla pasta frolla, è legata proprio al rilascio degli oli da parte della farina di mandorle, quindi può essere che io debba aggiungere comunque qualche goccia. Ecco che sento maggiore
Attrito, si sta raffreddando, procediamo a miscelare finché c'è possibile e poi stenderemo tutto su un piano di lavoro in acciaio per procedere a mani nude. Va bene, allora ci troviamo ora sul piano di lavoro. Io ho buttato sul piano di lavoro tutto l'impasto e ora che è ancora caldo procedo a manipolarlo. Bisogna fare molta attenzione in questa prima fase perché, essendo molto caldo, l'impasto potrebbe attaccarsi alle mani e un po' sbruciacchiarvele. Quindi assicuratevi che sia caldo, però non bollente. Dicevo, assicuratevi che l'impasto in questo momento sia caldo, però non bollente. Dentro il cuore è ancora bollente, quindi bisogna fare attenzione. E poi è come se avessimo aggiunto del caramello all'interno e noi non vogliamo che si appiccichi alle mani come uno smalto perché è troppo caldo. Direi che così può andare. Allora, l'obiettivo qual è? Dobbiamo lavorare questo impasto perché, come vi dicevo, la pasta di mandorle, vuoi per agitazione meccanica, vuoi per calore trasmesso, deve liberare i suoi oli e contemporaneamente miscelarsi con gli altri ingredienti. L'impasto è praticamente secco, abbiamo messo pochissima acqua, quindi si sta amalgamando grazie alla presenza della fase grassa. Questa pasta di mandorle poi la faremo raffreddare e quando a temperatura ambiente la riponiamo in frigorifero a riposare un'altra ora. La potremo utilizzare per un sacco di preparazioni. Io ho come obiettivo quello di creare una sfoglia di copertura per una torta. Poi la pasta di mandorle che mi resterà la metterò all'interno di alcuni stampi e farò della frutta oppure qualche agnellino. Agnellino che nel mio caso sarà mandorle e limone, anzi mandorle, vaniglia e limone. Ecco che la temperatura ora diventa più lavorabile. Pasticciate pure con l'impasto perché appunto è richiesto. Direi che può bastare. Gli diamo una forma di un panetto e lo lasciamo riposare mentre io mi dedico a preparare altro. Nella fattispecie andrò a preparare una crema. Ecco qua. Ricordate sempre, quando l'impasto è preparato bene, si vede dalle mani che restano pulite.